di questa occasione, intanto tutto per ringraziare di avermi dato l'opportunità di venire, salutarvi e porgere il mio augurio. Io credo di dover innanzitutto esprimere quello che è un sentimento molto diffuso e che cogliamo in tante manifestazioni di gratitudine e di apprezzamento per il lavoro che i medici e tutto il mondo sanitario sta facendo in questa epidemia, in questo veramente fenomeno straordinario di minaccia collettiva alla salute. Ecco, quindi esprimere innanzitutto gratitudine, la dico a voi che siete qui a operare proprio sul fronte e attraverso di voi a tutti coloro che lavorano in questo momento, in questo settore, in questo campo. E colgo l'occasione anche per rivolgere un augurio di una buona Pasqua. Il mio augurio si sostanzia di quello che voi fate, del lavoro che voi fate, perché in fondo il vostro lavoro ordinario in questo momento, in modo particolare, è come un lavoro che fa passare dalla malattia alla salute, ma oserei dire certe volte dalla morte alla vita, nel senso che dal pericolo di morte si ritorna a volte ad una vita normale. Dunque voi potete ben comprendere il messaggio pasquale. E un malato che, specialmente con questa minaccia pericolosissima, ritorna alla salute e alla vita normale, in un certo senso si vede risorgere, si sente risorgere. E allora l'augurio è che tutti quelli che vengono, molti, la maggior parte di tutti coloro che vengono possono fare questa esperienza, ma attraverso questa esperienza di recupero della salute, è come dire, sentire il senso profondo del messaggio cristiano, che cioè la lotta con Cristo contro il male, contro il peccato, contro tutto ciò che minaccia la vita e la salute, è una lotta che con Cristo può essere vinta, può essere condotta a conclusione vittoriosa. E celebrare la Pasqua significa unicamente questo: essere aiutati e sostenuti da Cristo per vivere una vita nuova, raggiungere una vita nuova ora e per sempre. L'augurio che faccio ai malati innanzitutto, a voi che operate e a tutti quelli che collaborano a questa grande impresa. Quindi grazie di questa opportunità, grazie del vostro servizio, auguri sinceri di una santa Pasqua. Grazie, grazie a nome di tutto l'ospedale e anche immagino di tutti i pazienti e i familiari che qua stanno veramente in atteggiamento di speranza di superare questo momento. Se lo ritenete, io anche farei una preghiera e poi darei una benedizione. Ecco, vi invito a pregare per tutte queste intenzioni, semplicemente con la preghiera dei figli di Dio, ecco che Gesù ci ha insegnato, infondendoci appunto un atteggiamento e un sentimento profondo e costante di speranza, di fiducia, ecco in Dio e poi nella collaborazione reciproca. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ancora auguri. Grazie. Allora questo